Marco Zgaghardi, purtroppo una sconfitta. Pensare che insomma la partita era stata sbloccata anche con un bel gol, poi la rimonta nel secondo tempo. Ormai diventa difficile commentare le partite perché diventa quasi stucchevole trovare delle giustificazioni, delle spiegazioni. Una partita giocata contro una squadra più forte, poi l'ho detto anche alle ragazze, a volte nel calcio vincono anche quelli più forti. Se però questo è vero, noi dobbiamo essere pronti a vincere la partita domenica col Caprera, perché la classifica dice che nonostante stiamo facendo male siamo più forti. Però è ovvio che è una partita già difficile perché la nostra situazione di classifica non è ideale, le ragazze giocano con la preoccupazione addosso. Abbiamo regalato due gol perché sul primo gol l'abbiamo regalato, il secondo gol è vero che è stato un eurogol, però l'abbiamo regalato anche lì. È ovvio che quando giochi contro avversari così forti non puoi permetterti di sbagliare niente, però insomma, poi possiamo trovare tutte le giustificazioni, colpa dei giocatrici, mia, l'arbitro che non ti dà il rigore, però loro oggi erano più forti, hanno vinto e a volte nel calcio succede che vincono i più forti. Senti, tra quattro ragazze diciamo di categoria superiore, quantomeno tra quattro insomma del Solbiatese. Sì. Poi però credo che il problema più alto sia nostro, cioè noi abbiamo fatto una serie di partite importanti dal punto di vista della prestazione, dello spirito, che non sono state condite da risultati che avremmo meritato. Questo ci ha consegnato alla fine di questo ciclo di partite una classifica deficitaria e adesso la squadra è un po' in debito, gioca con un po' di paura, sono tutte componenti che per una squadra che vuole salvarsi non sono l'ideale, però insomma, ripeto, soprattutto verso la fine del campionato dove le forze magari sono quelle che sono, la qualità si vede, insomma, se guardi anche i risultati di oggi, Pavia stava vincendo 4-0 a Pontedera, la Fiamma Monza sta perdendo 6-0, cioè le squadre più forti nel momento in cui subentra un po' la stanchezza, l'importanza della partita, fanno la differenza. Noi, ripeto, anche l'ampiezza della rosa, immagino, dunque in questo momento con l'ampiezza della rosa, noi, è anche un periodo dove non gira niente bene, no? Perché Usafa, che era entrata benissimo a Pontedera, fuori due giornate di squalifica, Zorzetto che gioca con un ginocchio che è messo così e già dobbiamo ringraziarla che gioca, oggi Spagnoli che forse era la migliore in campo, ci aveva permesso di trovare un assetto che nel primo tempo andava benissimo, si è fatta male, si è costretto ancora a cambiare, mette dentro Coppio che non avrebbe dovuto giocare perché aveva problemi fisici importanti. Poi quando le cose si mettono così, però non, ripeto, non possiamo cercare giustificazioni, non possiamo cercare scuse, non lo deve fare la squadra e non lo devo fare assolutamente io. Questa è la realtà, ognuno di noi si deve assumere le proprie responsabilità di una classifica così preoccupante, però ripeto, anche se non deve essere un modo per stare tranquilli, abbiamo due partite da recuperare, se dovessimo vincere già martedì col Caprera la classifica parlerebbe in maniera completamente diversa, però dobbiamo vincere. Io non mi nascondo mai, la preoccupazione c'è, è giusto che ci sia, perché è ovvio che poi se rimani invischiato nella lotta play-out, quando vai a giocare un play-out può succedere di tutto, ma speriamo intanto di recuperare energie, di recuperare un po' di giocatrici, ma anche oggi Spagnoli mi sa che starà fuori per parecchio tempo perché non c'è la frattura, ma potrebbe essere qualcosa comunque di molto grave. Malleolo o caviglia? Sì, dovrebbe esserci la distorsione degli legamenti della caviglia. Avevano paura della frattura del malleolo. È un periodo che gira così, però non è che possiamo piangerci addosso, dobbiamo essere bravi noi a fare in modo che questo periodo giri. È ovvio che la partita col Caprera è importante perché vincere, tanto la classifica visivamente sarebbe diversa, poi vincere una partita forse potrebbe ridarti quello spirito, quello sprint che in questo momento i risultati negativi ti tolgono. Senti, dicevamo anche un po', non è che uno vuole cercare gli alibi, però le assenze importanti c'hai in questo momento, nel senso che ti manca la Ruzzafa, ti manca la Coletta, insomma non è che giri tanto bene da questo punto di vista. Ma io credo che più che le assenze, torniamo sempre al solito discorso che sembra una giustificazione, sempre voler trovare delle scuse, sempre. Io credo che all'inizio dell'anno si è costruita una squadra pensando di fare un certo tipo di girone che è completamente diverso da questo girone, cioè qui ci sono giocatrici, oggi la Solbiatese si è permessa di lasciare in panchina Barbini che ha giocato nell'Inter, cioè ci sono giocatrici, squadre importanti e noi in questo momento su certe sfide non sempre siamo all'altezza, poi
le giocatrici non sono all'altezza, l'allenatore non è all'altezza, questo non lo so, però in questo momento in alcune partite siamo in difficoltà, insomma oggi, non sei, cioè, oggi per me fra noi e loro ci sono due o tre gol di differenza, io lo dico con grande onestà intellettuale, però durante la partita non si è vista questa differenza, però dopo la vedi magari quando tu sbagli una palla e gli altri ti fanno gol, loro sbagliano una palla e tu non glielo fai, e questo poi è la differenza, certo. Sì, perché poi il calcio non è che è diverso da uomini e donne, e poi le differenze tecniche soprattutto, sai, poi nel femminile non c'è magari quell'agonismo che nel maschile, che ti permette magari di sovvertire tutto, cioè male nel maschile una partita così che dici loro non hanno motivazione, tu giochi in casa, il pubblico, la spinta, trovi, qui non c'è, devi trovare delle risorse tecniche che noi in questo momento non abbiamo e stiamo facendo un po' fatica a trovarle, è inutile girarci intorno. Senti, come hai trovato le ragazze a fine partita? Come vuoi trovarle? Ambiente un po' giù di morale? C'è, anche perché qui ci sono tutti i presupposti per poter fare bene, il presidente ha messo a disposizione tutta la sua volontà, tutto il suo entusiasmo, in settimana è venuto Paolo Tagliavento a parlare alle ragazze, la società c'è molto vicina. Stanno facendo di tutto, io credo che anche la squadra dal punto di vista dell'impegno, della dedizione, oggi abbia dato una risposta perché hanno corso fino alla fine, hanno lottato. Poi, ripeto, il calcio è questo, se sbagli gli altri ti puniscono, poi possiamo parlare di tattica, di tecnica, di scelte tecniche, di giocatrici, di mercato, di tutto quello che vuoi. Però a volte il calcio tira fuori dei valori, in questo momento il nostro valore è quello. Io l'unico rammarico che ho è che secondo me la squadra, un po' tutti, pensiamo sempre a quello che poteva essere all'inizio dell'anno e non pensiamo che anche oggi dopo l'1-1 la partita non è finita. Portavi a casa un punto, poi qualcuno magari poteva storcere il naso, ma per una squadra che vuole salvarsi alla fine dell'anno un punto fa la differenza. Non possiamo pensare che noi possiamo giocare tutte le partite, o le vinciamo o se no deve diventare un dramma. Ci sono delle partite come quelle di oggi dove secondo me bisogna portare a casa un punto. Poi è anche vero che noi in questo momento non abbiamo quelle giocatrici che fanno il gol tipo quella che tipo la Belardinelli che ci ha fatto col secondo gol, che ripeto ha tirato una mina che difficilmente si vede anche nel campionato maschile. Ci sono dei problemi secondo me in questo momento, soprattutto di fiducia, perché abbiamo sempre questo pensiero che eravamo stati costruiti per vincere, che dovevamo vincere, dovevamo stare in alto, invece il campionato ci ha consegnato una realtà diversa, ma prima di tutto devo essere bravo io, perché poi le motivazioni, la capacità di trasmettere alla squadra determinati concetti spettano a me, perciò le ragazze devono solo stare tranquille, pensare alla partita di martedì e deve essere il loro allenatore a trovare le soluzioni giuste per venire fuori da questa situazione.